Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo weekly vlog. Che giorno è oggi? Venerdì 13 novembre e che dire, il test sulla Superbike si avvicina sempre di più perché lunedì partiremo alla volta di Jerez. Il problema è che con questa sera dello sdrogo praticamente ogni giorno cambia tutto, quindi incrociamo le dita fino all'ultimo momento. E soprattutto ci sarà anche lì da divertirsi perché dovremo fare Milano-Amsterdam, Amsterdam-Faro, Faro prendere la macchina e andare a Jerez. Io mi do fuoco. Perché ovviamente ci sono pochissimi voli ed è un disastro spostarsi. Un viaggio che in media dura 2 ore, a oggi invece dura 12 e passa ore. Comunque, lo vedrete, adesso però sto andando a comprare la nuova motorettina che vi ho fatto vedere nell'ultimo weekly vlog. O meglio, non l'avete ancora vista, vi ho giusto lasciato qualche piccolo indizio. E qualcuno magari l'ha anche scoperto. L'unica cosa della quale sono sicuro è che appena vedrete il mezzo che ho preso mi insulterete in tutte le lingue. Adesso cerchiamo i ragazzi di Motoway che dovrebbero essere lì in fondo alla via e andiamo a ritirare il mezzo. Permesso? Bella Luca! Guarda gli idioti. Sto male. Ma perché sei così stupido? Oh, ma che tra poco parte la gara, sei un po' in ritardo, dai, cazzo, ritardo, dai. Dai, forza. Viene cioè, fermo, viene fermo. Accendi il... No, io stavo dicendo appunto che mi avrebbero insultato malamente sul mezzo che avrei preso. Secondo me con questa cosa che hai fatto per renderlo più motociclistico, racing, più motociclistico, verrà apprezzato, ti dirò. Quindi secondo me no, però ci abbiamo provato. Ma oltre al fatto di dirmi che quell'SH ha addirittura il traction control. Sì. Cioè, ricordiamo una cosa importantissima. A tutti, fondamentale di iscriversi al canale, per forza. Me l'ero scordato, quindi iscrivetevi, tastino qua sotto, mi raccomando. Rodaggio fatto. Questa, signore e signori, sarà la mia vita nei prossimi anni, attaccato a questo bocchettone verde, a nutrire questa sanguisuga. Questa è la faccia di uno che ha fatto il pieno. E l'indicatore segna 360 km di autonomia. Allora, devo dire che quest'oretta e mezza è andata abbastanza bene. Per adesso direi belli come il sole, è andata liscia, vero? Assolutamente. Un po' di turbolenza, però niente problemi. Adesso andiamo dentro, vediamo cosa ci sarà aperto. Secondo me assolutamente nulla. Se questa è un'opera d'arte, io mi incazzo. Negli aeroporti dovevo mangiare un minimo di, non dico sano, ma insomma non lo schifo. E alla fine si ricade sempre sul Burger King, McDonald's, eccetera. Quindi vedo questo Mediterranean Bar che non mi dispiace. Andiamo ad analizzare. Mazza che merda, proprio una merda, caro. Come volevasi dimostrare. L'inculata è che guardando i voli, quando ero andato a guardarli, mica c'era scritto che il Portogallo è un'ora indietro. Quello che ci ha inculato. Perché è lì il fatto che siamo rimasti con le pighe nel sacco, capito? Però viaggeremo nel tempo.
capito? Eh no, viaggeremo nel tempo. Scenderemo a Faro, che sono, se facciamo le 7, andremo in Spagna e saranno le 8. E poi quando torneremo indietro sarà ancora più bello, perché noi diciamo, cazzo, siamo in ritardo. E poi le 8 sono le 7. Non fa una piega. Non fa una piega, eh? Allora, io inizio a essere altamente esasperato perché siamo in giro da 10 santissime ore e adesso mancano 2 ore e mezza di macchina con una micra da 100 cavalli. Io vi amo, lo so che non dovrei dire che non vado forte, ma adesso pianto il piede giù e da lì non si stacca fino ad arrivare a Erez. Tanto per i politically correct, date tranquilli che più di 145 sta macchina non fa. Niente, oggi gireremo con Honda ufficiale, MotoGP, con Brad, Yamaha ufficiale. Poi abbiamo visto in fondo Kawasaki ufficiale con le nuove appunto ZX-DCR. Tutto sotto controllo. Come girare nelle prove libere a Misano? Finiti i primi 12 giri sulla Superbike. No, ragazzi, voi non avete l'idea. E non vi dico proprio, non voglio dirvi nulla, perché così vi vedrete appieno il video che uscirà subito dopo questo weekly, dove vi spiegherò tutto nei minimi dettagli. Adesso Loris, che è il pilota titolare del team, risalirà in sella, farà ancora un 2-3 orette e io avrò probabilmente l'ultima ora / mezz'ora di questa prima giornata, in modo da cercare di abbassare ancora un po' i tempi e acquisire un po' più di fiducia, perché ok, te ne dà tanta di fiducia, ma sapete qual è la situazione, niente ditta demolizione. Are you sure about that? Come avete visto, purtroppo c'è stata una ditta demolizioni, non da parte mia questa volta, ma da parte di Loris. Quindi la moto si è abbastanza distrutta e quindi per me oggi è finita qui. Ci vediamo domani, speriamo appunto di recuperare quello che non abbiamo fatto oggi e soprattutto di ditta demolizioni non ne vogliamo più assolutamente vedere. Signore e signori, la nuova Kawasaki Superbike, modello 2021. Come l'abbiamo fatta il viaggio? Io non voglio commentare. Ma soprattutto cosa è successo nel passaggio a livello del treno? Mi sono sentito Toretto di Fast and Furious e ho visto il passaggio a livello con le cose e ho premuto l'acceleratore e tipo siamo atterrati di punta così. Incredibilmente questa micra forse tornerà intera, forse. E la cosa bella che ha tenuto e soprattutto abbiamo la casco, quindi qualsiasi cosa fosse successa noi eravamo a posto. E la... Quindi questa è la fine del weekly, praticamente vi ho lasciato una mega conigliata in bocca perché si è visto un pochino di tutto quello che succederà nei prossimi video, quindi mi raccomando
iscrivetevi al canale. E soprattutto vi devo dare una notizia bomba, perché non si sa ancora dove correrò, dove non correrò e tutto il resto. Però la ricerca sponsor è iniziata. Quindi se avete un'azienda e volete partecipare all'avventura della stagione 2021, che sarà molto interessante, e qui mi fermo, sto iniziando a programmare un po' tutto il discorso spazi sulla moto, budget e via dicendo. Quindi se siete interessati a partecipare all'avventura 2021, non esitate a scrivere alla mail che trovate qui sotto in descrizione. Quindi come al solito, gas, ci vediamo ai prossimi video bomba. We'll be right back.